Riccardo Trillini, dopo 4 risultati utili consecutivi arriva una sconfitta per il Campus Italia, forse la grande voglia di cercare la salvezza del Casalgrande ha fatto un po' la differenza tra i due team? Purtroppo non la penso alla stessa maniera, nel senso che dopo 4 partite ben vinte ci voleva una sconfitta di questo tipo, perché come in altre occasioni, senza tanti errori al tiro, perché oggi veramente penso che sia stato il festival dei tiri sbagliati dai 6 metri, quindi avremmo vinto la partita come le altre volte, 4-5, e questo avrebbe mascherato invece i non progressi difensivi. Sono invece dispiaciuto perché in difesa stiamo commettendo sempre gli stessi errori, molte volte abbassiamo l'attenzione perché il giro di palla avversario è lento, ma questo non deve giustificare, perché poi alla fine avvengono degli errori che non è concepibile dopo tanti mesi di lavoro, per cui che ben venga una sconfitta che ci farà mettere la testa almeno sulla difesa. Mancano ancora 2 turni comunque, insomma, per chiudere un bilancio di quest'annata che sostanzialmente comunque può essere ritenuta positiva, soprattutto in previsione del lavoro che poi dovrà fare in estate questo gruppo. Sì, sicuramente dobbiamo sfruttare tutte le partite che abbiamo a disposizione, perché questi ragazzi devono fare esperienza e cercare di vincerle, anche se abbiamo perso questa partita, perché solo con l'attenzione sulla vittoria si possono anche migliorare certi aspetti caratteriali che anche oggi sono venuti un po' meno, perché dopo i primi errori alcuni giocatori sono andati in una fase un po' depressiva, e questo non è buono, perché bisogna lottare, soprattutto quando saranno in nazionale, che avranno compagni che li possono sostituire senza problemi. Bisogna dare il massimo e non avere assolutamente una mentalità diciamo remissiva. Ti posso chiedere anche un po' il giudizio sulla situazione, chiamiamoli così, infortuni, insomma Zanon è recuperato e piano piano insomma sta cominciando a ritrovare anche il ritmo che aveva perso nel corso di quest'annata, insomma, perché aveva saltato tutta la prima parte del campionato, anzi quasi tutta la stagione. Sì, è vero, abbiamo recuperato tutti, quindi ormai ci stiamo allenando a pieno regime, bene, oggi qualche giocatore è dovuto andare in tribuna, quindi siamo nella normalità. E riguardo Zanon deve fare gli straordinari, perché è veramente un po' in ritardo dal punto di vista tecnico, perché è normale, è stato troppo fermo. A livello del coraggio pure lui, cerchiamo di fargli giocare più minuti possibile, perché deve essere lo Zanon che noi conosciamo e aiutarci sicuramente in nazionale. Sono molto contento, al di là del risultato, che ovviamente vincere qua in casa del Campus è un'impresa che hanno avuto l'onore di avere pochi, però sono rimasto molto contento per l'atteggiamento che ha avuto la mia squadra. Hanno credo, interpretato la partita nel migliore dei modi. Tanti gli errori dall'una e dall'altra parte, ma forse anche le motivazioni hanno fatto le differenze, anche se credo che anche il Campus era motivato a cercare di far bene. Beh, quello sicuramente. Il Campus è una squadra che rispecchia, direi, alla perfezione i canoni del professionismo, quindi insomma venire qua e disputare una partita di questo tipo, onestamente sono al settimo cielo, perché i ragazzi sono stati veramente, non mi vengono neanche le parole dalla felicità veramente. Al di là di questo, però, una parola in più per Lamberti credo che ci sia da dare, non solo perché è il capitano, perché ha fatto ben 14 gol su 27, più del 50% dei gol realizzati da voi, no? Sì, beh, Lamberti ormai penso che abbia una popolarità che tutti conoscono, è un ottimo giocatore, però oltre a lui vorrei menzionare il nostro portiere Kevin Ricciardo, perché si è reso autore di una partita direi pregevole. Penso che abbia sbagliato il minimo, proprio quello che non riusciva a non sbagliare l'ha sbagliato, tutto il resto l'ha centrato, e devo dare anche merito a lui per questa nostra vittoria. Da Chieti a Pescara, praticamente la salvezza ve la state giocando qui in Abruzzo, perché la prossima settimana vi aspetta questa trasferta con Logan Pescara, che insomma vorrà dire tanto per la salvezza, uno scontro diretto, no? Sì, quest'altra settimana ci aspetta la finale, la nostra finale, e ovviamente con questi 2 punti conquistati qua riusciamo ad andare là con un po' più di tranquillità, ma senza sottovalutare anche la loro voglia di salvarsi, perché comunque anche loro hanno avuto delle vittorie importanti, hanno avuto come noi un rendimento forse un po' troppo altalenante, però insomma è una squadra che se decide di giocare può mettere in difficoltà chiunque.
il loro perno Pieragostino penso che sia uno dei migliori giocatori che abbiamo nel nostro girone e quindi sarà una spina nel fianco da non poco per noi, però andremo là con tutta l'intenzione di portare a casa i due punti. Ci spiace molto perché è stata molto combattuta, ci abbiamo creduto ma alla fine poi è mancato qualcosa, forse abbiamo sbagliato anche molto davanti alla porta, questo ha influito. Può essere anche una questione di motivazione, anche se a voi insomma certe motivazioni non mancano perché state cominciando a preparare un europeo che insomma è un dato importante, una competizione importante e queste gare servono soprattutto per questo, però è pur vero che avevate di fronte una squadra che invece si giocava la salvezza, il mantenimento della categoria. Sì, mancanza di motivazione non penso, abbiamo solo sbagliato tanto davanti al portiere e abbiamo pagato oggi. Due giornate al termine, insomma, l'obiettivo è quello di cercare di ottenere più punti possibili, credo, a questo punto, insomma. Sì, l'obiettivo ovviamente è di vincere tutte e due, però ogni partita a sé, abbiamo visto anche oggi, all'andata abbiamo vinto, al ritorno abbiamo perso, quindi vedremo, noi ci alleneremo e ce la metteremo tutta.